Un tempo, sulla Terra, l'uomo era costretto a porre attenzione a ciò che mangiava, ad avere una dieta bilanciata, a costringersi a consumare cibi sani ma poco gradevoli. Poi, la scienza, come fece Prometeo a suo tempo, ci portò in dono la panacea di tutti i mali. Gli integratori! Perché perdere 4 ore a girare un minestrone quando puoi risparmiare tempo prezioso calandoti 50 mg di integratori alimentari? Smettila di fissare l'acqua per convincerla a bollire! Corri in farmacia! Forse dovresti andare prima da un medico per capire se davvero ne hai bisogno! Beh, forse dovresti farti i cazzi tuoi! Gli integratori fanno bene! Guarda, te lo dice Zlatan Ibrahimovic! Mica Te lo dice Zlatan Ibrahimovic, mica Roberto Gagliardini! Gli integratori sono sani, lo dice anche il nome della Levica! Mille! Vita come la vita, che è bella! Mille perché ti rendono forte come una bomba! E poi ci sono le proteine pro perché te ne mangi, sei un pro ectine perché no, questa non funziona. Vuoi cazzo durissimo? Pigliati il ferro! Sei un rumeno, pigliati il rame! Sei un rospo, pigliati lo stagno! Segui il canale di Gross, prenditi lo stronzio! E se non ti vuoi prendere niente, prenditi il piombo! Ma dico, ma non lo sai che servono i minerali? Cosa vuoi fare, passare i pomeriggi a leccarti i sassi? No, ti prendi un integratore. Non c'è altro modo. Gli integratori vanno bene sempre. Sei incinta? Ti prendi un integratore. Vuoi abortire? Ti prendi un integratore. Ma non lo sai che senza integratori potresti morire? Tu vuoi bene a tuo nonno. Tuo nonno prende tante pastiglie, quindi tu vuoi tante pastiglie. E se proprio vuoi fare lo schizzinoso, da oggi abbiamo anche al gusto arancia! Continui a prendere integratori, ma hai ancora gli stessi problemi? Fammici pensare. Beh, forse dovresti prenderne di più! Integratori!